Ciao a tutti ragazzi, prima di lasciarvi alla partita volevamo davvero ringraziarvi tantissimo per il riscontro che ci avete dato in questi primi video. Vi ringraziamo tantissimo per aver raggiunto i 70.000 iscritti e magari speriamo di raggiungere anche i 100.000 per magari portare nuovi contenuti, nuovi video. Continuate a seguirci, iscrivetevi al canale come diceva prima Fabio perché insomma cercheremo di ampliare tutto il più possibile, di portare più contenuti, ma ci serve il vostro sostegno. Mi raccomando adesso ragazzi, seguiteci anche sulle altre piattaforme, TikTok, Instagram, in cui stiamo crescendo notevolmente anche lì. Noi adesso possiamo iniziare con il video e possiamo partire con Balza Vigor Fucecchio. Eccoci finalmente alla palestra di Baricella, palestra in cui avverrà l'esordio casalingo per Fabio. Andiamo dentro perché fuori il clima è bruttissimo, ci sono 5 gradi, pinguini e poco altro, quindi ci andiamo a rintanare dentro per fare le interviste e sentire quelle che sono le impressioni di Fabio e nostre prima dell'inizio di questa gara. Eccoci finalmente all'interno del palazzetto dello sport, palazzetto che vedrà in scena l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Le squadre che si sfideranno, Balza e Fucecchio, Vigor Fucecchio, i toscani cercano punti preziosi dopo gli innumerevoli scivoloni delle ultime giornate. Il Balza cerca punti preziosi per far passare la tempesta. Sarà sicuramente una bella partita quella di oggi. Sono due squadre equilibrate che vivono una situazione di classifica piuttosto simile. Vedremo come si comporteranno Fabio e compagni. A breve inizieranno il riscaldamento e poi sarà battaglia tra Vigor Fucecchio e Balza. Eccoci Fabio, finalmente oggi vedremo, assisteremo anche il tuo esordio casalingo tra le mura amiche. Ti senti più al sicuro rispetto in trasferta? Hai assimilato un po' di più il campo rispetto magari a quello che poteva essere la settimana scorsa che hai giocato in trasferta? Sì, sicuramente conta il fatto che ci alleniamo qua e giocheremo nel campo dove ci siamo allenati tutta la settimana. Sicuramente siamo più pronti rispetto alla settimana scorsa, anche considerando l'avversario. Certo, ricordiamo che alla fine il campo del Prato era un po' ostico, si scivolava parecchio su questo parquet. Il parquet del palazzetto dello sport di Baricella sembra più rassicurante in questo senso. Sì, questo è vero. La settimana scorsa abbiamo avuto qualche problema nel grip con le scarpe, quindi sì, speriamo di andare meglio questa settimana. Gol sfiorato scorsa settimana, oggi cercheremo di sfatare insomma il mito del gol. Sì, sicuramente spero di segnare, ovviamente spero anche che la squadra vinca, di aiutare la squadra di giocare più minuti. Certo, poi abbiamo avuto la fortuna di poterti vedere, di poter vedere Fabio anche durante la settimana di allenamenti e vediamo che comunque sta aumentando l'intesa con i compagni, anche il mister sembra darti più credibilità, quindi questo è un fattore importante. Ringraziamo Fabio, lo andiamo a far cambiare, a preparare per questo match. Noi intanto ci sistemiamo in tribuna e andiamo a gustarci questa partita, l'undicesima giornata del campionato di Serie B. Intanto montiamo la telecamera. Oggi vi insegnerò come si montano tutte le telecamere di questo mondo. Vedete così, girate, quando fa clac è un buon segno. Se non è la mia spalla è ancora più un buon segno. Al solito i fratellini di Mauro che litigano su come si monta il cavalletto. Poi infiliamo. Voilà. Clac, altro clac. Diciamo che abbiamo visto un Fabio nel riscaldamento che non ha mai tirato così male. Di solito ogni tiro è un gol, nel calcio 5 per Fabio quasi. Oggi non ha mai fatto gol. Se li terrà per la partita? Ma sì, per le prossime giornate magari. Speriamo, sarà ancora stanco dalla 100 tiri challenge. Ma ora proiettiamoci all'interno di questa sfida. Andiamo in regia. Andiamo in regia. Vamos. Eccoci finalmente all'interno del palazzetto dello sport di Baricella per raccontarvi quella che sarà l'undicesima giornata del campionato di Serie B, per raccontarvi quello che sarà l'esordio tra le mura amiche di Fabio Di Mauro. E vedremo anche il Balza come si comporterà più in generale, che deve dare una reazione dopo l'ultima sconfitta contro il Futsal Prato per 5-2. Anche la Vigor Fucecchio è reduce da una sconfitta con una toscana, l'Atlante Grosseto. Oggi vedremo quale delle due squadre avrà la meglio, quale delle due squadre vorrà dare un segnale maggiore a chi gli sta dietro e chi gli sta avanti. Andremo dunque a vedere questa partita con particolare interesse. Partita complicata per entrambe le squadre che devono ottenere 3 punti, devono sdoganare la maledizione della vittoria che non arriva per la Vigor Fucecchio dal 29 di ottobre, mentre per il Balza è un digiuno che vado oltranza dal 5 di ottobre. Oggi però il Balza può contare anche sul sostegno di due nuovi acquisti, Calai e Ferrante, giocatori sicuramente di un certo spessore e sicuramente vorranno dare il loro contributo. Fabio tra l'altro prenderà probabilmente più minutaggio, starà prendendo qualche nozione in più nel calcio a 5 e lo vedremo in questa partita anche lui. In allenamento sta andando sempre meglio, dunque vediamo quale sarà l'esito di questa gara e vediamo anche le scelte di mister Andrej. Se confermerà gli stessi 5 visti sabato scorso a Prato ci saranno variazioni. Intanto vediamo la classifica, situazione complicata per il Balza. La Vigor Fucecchio non è partita male in questo campionato, ha zoppicato nella seconda fase dopo una partenza molto buona. Vediamo oggi quale sarà la reazione. Ecco le formazioni delle due squadre. Il Balza gioca con Di Bitonto in porta, davanti a lui confermato come ultimo Pozzi. Calaia, laterale destro, ecco il nuovo acquisto. Laterale sinistro Conti, il capitano, mentre in avanti come pivot troviamo Crescione. Dalla parte opposta per la Vigor Fucecchio troviamo Faiella in porta, davanti a lui Patetta come ultimo, laterale destro Rovella. Il capitano invece giocherà sul lato sinistro Grancioli con la numero 7.
numero 11 davanti, Broetto, pivot. Vediamo Fabio che si accomoda in panchina, magari non è ancora il suo momento per partire titolare. Ma è interessante la scelta di Andrej di schierare Crescione dal primo minuto lì davanti. E ora proiettiamoci, catapultiamoci all'interno di questo match con appunto il numero 11, Broetto, pronto sul punto di battuta a dare il via all'undicesima giornata del campionato di Serie B. Si parte ora con Broetto che gioca all'indietro per Patetta. Un avvio piuttosto lento per quanto siamo abituati a vedere in questo breve periodo nel calcio a 5. Ma attenzione, adesso Conti solo davanti al portiere. Primo squillo, ma fallaccio di Rovella che rischia tanto, rischia già il primo giallo. Sì, è giusto il calcio di punizione, la trattenuta c'è stata. Conti non è riuscito a calciare sicuramente nel migliore dei modi, o almeno come avrebbe voluto fare. Calcio di punizione interessante, l'abbiamo visto anche nella scorsa partita. Conti è comunque uno specialista. Fatto tanto male sul calcio di punizione Conti, vedremo se anche ora riuscirà ad essere pericoloso. Tutto pronto, si appresta Conti con il destro, la parata senza troppi problemi da parte di Faiella. Intanto attenzione all'imbucata, la palla arriva per Grancioli tutto solo, Di Bitonto la risposta ed eccolo il primo squillo della Vigor Fucecchio. Di Bitonto va da Conti, dialoga con Calaia, sempre molto elegante il numero 10 che pettina la palla con la suola e ha una dimestichezza non indifferente. Ora ottimo il dialogo con Conti che torna da Calaia, tutto solo davanti al portiere, affida la palla a Conti. Attenzione, monumentale Rovelli che disinnesca un pericolo abissale. Sì, molto bravo Rovelli in questo caso, che ha coperto benissimo la porta. Forse qua Conti avrebbe dovuto calciare di prima intenzione, chiaramente poi col senno del poi è tutto più facile. Tanto è entrato Fusca che tocca il suo primo pallone, lo gioca bene per Pozzi. Altra risposta importante di Faiella, cerca una soluzione davanti a sé, non la trova e dialoga ancora esternamente con Pozzi che va dentro per Crescione. Altra risposta importante di Faiella, ma attenzione, adesso sta sbagliando tanto la Vigor Fucecchio in uscita. Ne approfitta il Balza che riconquista un altro pallone con Pozzi. Inquadrato ora Fabio, sembra super attento sul match. Molto bene il numero 2 che ora ha tante soluzioni davanti a sé. Sceglie Pozzi, Pozzi tutto solo, torna da Fusca. Prova il passaggio per Maisy che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta e si perde sul fondo. Denis Fusca non ci arriva, ci arriva invece Pozzi che pulisce questo pallone e lo distribuisce a Fusca che torna da Fadiga. Dunque ancora Pozzi, uno contro uno di Pozzi, si porta la palla sul mancino, dentro per Maisy che sigla il vantaggio del Balza. Ayman Maisy, che gol! E che giocata da parte di Pozzi che se la porta sul mancino, trova lo spazio giusto per mettere un pallone sul secondo palo. Maisy è bravissimo comunque a buttarsi nello spazio e a pescare comunque la soluzione vincente. 1-0 Balza, risultato meritato. Intanto esce Pozzi ed entra il nuovo acquisto Ferrante, Gianluigi Ferrante. Che inserimento di Maisy che col tempo giusto, col timing giusto si avventa sul pallone e arriva all'appuntamento con il gol. Ed è giusto così, come dicevo precedentemente. Adesso il Balza deve sicuramente cercare di giocarsela anche sull'aspetto psicologico. Tutto pronto, pronto ad entrare Fabio in campo. Almeno stando a queste immagini, entra al posto del giocatore che ha siglato l'1-0, Maisy. Ora ottimo lo scambio, però riconquista e capisce tutto Calaia che va sul sinistro, prova il mancino. Calaia respinto da Faiella, poi si appoggia nuovamente su Conti che fa esplodere il destro, fa la barba al palo. Roby Conti vicinissimo al suo 11° gol stagionale. E nell'attimo precedente abbiamo potuto apprezzare una grandissima giocata da parte di Calaia. Forse poteva scaricare prima a destra dove stava rinvenendo Fabio, ma adesso attenzione perché c'è Biasè tutto solo che cerca una soluzione, la trova in Martini, bravissimo Ferrante che evita e impedisce l'accesso del pallone in porta. Ora verticale per Ferrante, tutto bene per il numero 24 che arriva solo davanti al portiere, bravissimo Faiella che con un intervento integro in scivolata fa ripartire i suoi con Castellacci che fa fuori tutti. Attenzione, 3 contro 1, Castellacci, Fabio tutto solo riesce a coprire, monumentale anche qui Fabio che si riesce a frapporre e mettere in una posizione tale per cui Castellacci non ha più la linea di passaggio, non sa più a chi dare il pallone. Sì, esatto, si vede qua che Fabio comunque non tocca il pallone, però allo stesso tempo è particolarmente utile perché si mette in una via di mezzo tra tutte le linee di passaggio ed è molto bravo comunque in queste circostanze. Uno dei giocatori che sta giocando meglio nelle file della Vigor Fucecchio, adesso disattenzione letale praticamente, ora giallo sacrosanto per il numero 15 della Vigor Fucecchio, Francesco Martini. Ferrante intanto sembra essersi fatto male, speriamo non sia nulla di grave per il numero 24 che è un rinforzo di uno spessore di un certo tipo. Simone che va da Fadiga e dialoga con Di Mauro, torna da Simone, ottima ora la trama di gioco e si muove bene anche Fabio, belle le rotazioni qui del Balza. Ora Pozzi va da Fadiga, sfida in uno contro uno Biasè, poi ci ripensa, decide di tornare indietro da Di Mauro, uno contro uno con Castellacci. Di Mauro in uno contro uno cerca lo spazio per il sinistro, lo trova e lo prova. Adesso pronto Di Bitonto a rimettere il pallone in gioco, lo fa fidandolo a Di Mauro che torna saggiamente da Simone che si affida nuovamente a Di Mauro, finte di corpo su
Grancioli se ne va molto bene, il numero 11, poi decide di tornare indietro, crea spazio e smista per Fatica che va in uno contro uno. Ora Simone cerca lo spazio e lo trova per il destro, velenoso, con la punta. Fabrizio Simone non inquadra lo specchio della porta. Ottima giocata da parte di Simone, è mancata soltanto la porta. Adesso esce Fabio intanto. Fida questo pallone a Crescione che lo addomestica nel miglior modo possibile, poi lo smista per Pozzi che va dentro da Simone. Si divora il pallone del 2-0, Fabrizio Simone si dispera. Attenzione ancora a Grancioli, uno contro uno, il tiro di punta, la palla rimane lì per Poggini, la finta di Poggini, si sposta la palla sul sinistro. E ora bravissimo Di Bitonto, qualche spazio lo concede, anche complice insomma dei meccanismi non ancora innestati. Ora sbaglia tutto Fusca che regala il pallone a Patetta che sigla il gol del pareggio 1-1 quando mancano 3 minuti e 27 secondi. Qui un'ingenuità clamorosa, nessuno se l'aspettava, probabilmente neanche Davide Patetta che gioisce così. Eh sì, però comunque come dicevamo precedentemente, il Balsa qualche errorino di troppo magari lo stava già commettendo, forse anche un pochino di presunzione. Il Balsa sta giocando meglio e secondo me sta dimostrando di poter essere superiore all'avversario, c'è poi da dimostrarlo in campo. Ferrante perde attenzione questo uno contro uno, riconquista il pallone Patetta che va in uno contro uno, poi monumentale Roby Conti che si immola così sul pallone e intercetta il potenziale assist per Poggini. Comunque buona soluzione. Adesso attenzione il gol di Ferrante quando mancano 54 secondi di gioco alla sirena. Ferrante esulta così. Ottimo l'assist di Mesi, troppo solo Gianluigi Ferrante. Da sottolineare sì in questo caso l'errore della Vigor Fucecchio, non si può lasciare un giocatore come Ferrante da solo lì nel mezzo dell'area di rigore. Trova il meritato 2-1 Ferrante, ma anche meritato per la prestazione che sta fornendo lui stesso. 2-1 a 54 secondi dal termine. Grancioli avrebbe potuto accorciare di più, forse c'è stato un malinteso, comunque un'altra tipologia di marcatura che non è stata sicuramente prolifica in questa circostanza. Adesso cercherà il tutto per tutto in questi ultimi 40 secondi. Fa bene a livello psicologico intanto per il Balsa riuscire a terminare questo tempo almeno col vantaggio di un gol, ma adesso attenzione perché rischia Rovella, torna però da Faiella. Mamma mia, quanto ha rischiato qui Faiella. Conti ha toccato, non abbastanza. Ancora Patetta che va da Poggini. Poggini si affida dietro a Grancioli ma capisce tutto Calaia che recupera il pallone. Attenzione Calaia tutto solo contro Faiella. Calaia! Arriva il gol! Esulta così con i mini ultras del Balsa. Nicolas Calaia, così come Ferrante, si presenta così. E che esordio da parte di Calaia, vale più o meno lo stesso discorso. Si è presentato benissimo in questa partita, bella immagine nel frattempo. Merita questo gol e merita il 3-1 il Balsa, comunque nel primo tempo si è vista una squadra superiore. Che ingenuità qui, ma termina così il primo tempo, 3-1 Balsa. L'ultima occasione certifica comunque come bisogna rimanere sul pezzo. I giocatori che tornano negli spogliatoi a prendersi un tè caldo. Bellissima prestazione, bellissima partita. Adesso siamo pronti a seguire il secondo tempo con Nicolas Calaia che riceve indicazioni preziose da Di Bitonto. Pronti a seguire la ripresa di questo match. Eccoci alla fine del primo tempo, il risultato dice 3-1 per i padroni di casa. Squadra rivoluzionata, sta giocando davvero bene. Grazie al vantaggio prima di Maisy si fa agguantare per un errore più nostro che merito dell'avversario, poi dopo insomma abbiamo la forza psicologica di andare sul 2-1 e 3-1 rispettivamente con Ferrante e Calaia. Come hai visto questo primo tempo? Primo tempo comunque mi è piaciuto molto, è stata una partita che ha visto nettamente il Balsa avanti, non solo di punteggio ma alla fine anche con la prestazione il risultato giusto. Si era portato sul 1-1 probabilmente per un'incertezza del Balsa e anche un po' di leziosismo di troppo. Ora andiamo comunque a seguire i prossimi 20 minuti per vedere come cambiare il punteggio, come andrà a finire. Restate con noi per scoprire l'esito. Eccoci finalmente per seguire assieme a voi questo secondo tempo. Intanto le squadre rientrano in campo. Una partita bellissima, una fase di studio iniziale che però è stata scavallata dai tanti gol. Eh sì, abbiamo potuto assistere a ben 4 gol nel primo tempo. Partita piuttosto spettacolare. Bisogna stare attenti adesso ai cali di concentrazione, a rimanere sul pezzo, perché poi questo sport viaggia molto sull'inerzia. Un eventuale 3-2 potrebbe chiaramente cambiare la partita. Si aspetta il fischio dell'arbitro che arriva ora. Calaia rimette in gioco il pallone, lo affida a Fatica. Si riparte così. Broetto che va da Castellacci, dentro la palla per Martini, incredibile risposta di Di Bitonto, ma adesso l'azione non è finita, quindi attenzione a Broetto che forse anche con una trattenuta e danni di Fatica si riappropria del pallone, cerca di giocarlo per Castellacci, capisce tutto Pozzi, può ripartire, dentro per Nicolas Calaia in uno contro uno col numero 11 Calaia. Che giocata del numero 10 del Balsa, che vicinissimo al gol del 4-1, ha fatto tutto bene, ha sbagliato la cosa più facile. Ma qua c'è da partire indietro, perché poi alla fine Di Bitonto fa una parata miracolosa, si poteva stare 3-2, e invece poi nel giro di pochi atti si poteva stare sul 4-1 con un'occasione sbagliata di Calaia, che anche in questo caso ha messo in atto tutta la sua maestosità.
Pronto Fayel, attenzione Fayel, rischia tantissimo e poi Conti! Assieme a Crescione cercano di costruire la palla per il 4-1. Adesso Crescione riconquista un pallone che lo gioca per Ferrante, palo interno! Di Gianluigi Ferrante, attenzione, incredibile! Manforte, l'azione offensiva, ancora Martini dentro per Castellacci! La risposta della difesa, ancora Castellacci! Ma che parate ci sta sfornendo oggi Di Bitonto questa? Se la gioca per essere la parata migliore della giornata fino ad ora. Adesso Martini in uno contro uno con Crescione. Cerca di sfidarlo, lo supera e qui fallaccio di Crescione, ma molto bravo in questo caso Martini. Si prende il primo giallo per il balza. Fallo da fare, in questo tipo di circostanza sicuramente non è bellissimo come intervento, però Troppo ingenuo a ricercare il duello. Secondo me Crescione poteva stare 2 metri dietro, accompagnarlo sul fondo, invece l'ha voluto sfidare. Sbaglia in impostazione Calaia, ne approfitta Biasè che va dentro e qui ancora una volta incredibile Di Bitonto sul tiro del numero 15, Francesco Martini. Praticamente parate che valgono una tripletta. Biasè dentro per Grancioli che va da Patetta, Patetta allo spazio per il tiro, lo prova. Conti recupera il pallone, poi attenzione Maisy, sceglie Calaia, Calaia tutto solo, serve Simone! E forse la chiude qui il balza, con Fabrizio Simone che sigla la rete del 4-1 e dopo va a esultare con la panchina. Vediamo. Prende una maglia che è una dedica per uno dei giocatori in squadra che ha subito un grave infortunio, Giuseppe Gamberini. Bellissima la dedica del compagno nei suoi confronti. E ora Fabrizio Simone, dopo aver fatto gol, lascia anche il posto a Fabio Di Mauro quando mancano 8 minuti e 41 secondi. Eccolo il gol pesante che dicevamo, un gol che può tagliare le gambe in questo momento la Fucecchio. Pronto a ribattere Ferrante, che va da Conti, cerca lo spazio sul sinistro, lo trova e trova anche l'11° gol stagionale, nonché 10° in campionato, Roby Conti. Lo chiamavamo e va a esultare così con i mini ultras del Balza. Era strano non fosse riuscito già a mettere a segno una rete, l'ha fatto ora. Ma quanta naturalezza in questo mancino. Lui è un destro puro, eppure vediamo come ha concluso bene, con quanta potenza, con quanta qualità. Ha battuto il portiere che adesso esce e dà spazio al portiere di movimento. Adesso si giocherà il tutto per tutto, anche perché quando mancano 8 minuti il punteggio cita 5-1. Diventa complicatissimo, diventa anche più complicato per Fabio in fase difensiva, perché già è difficile marcare uomo uomo, in superiorità numerica addirittura diventa più complesso. Chiamato il time out per quanto riguarda la squadra di Andrejc, ha qualche problema di troppo, forse il balza quando porta il portiere di movimento in avanti. Martini che in collaborazione con Poggini cercano di costruire una trama di gioco, non c'è fallo, attenzione Pozzi a porta vuota, prende il palo e poi Fadiga, arriva anche la rete del 6-1. Eh sì, sicuramente in questo caso è stato richiesto un fallo da parte della Vigor Fucecchi. Ha usato un po' le mani Pozzi, che poi è riuscito a sbagliare un gol che poteva essere più facile, e poi comunque Fadiga si è avventato. Secondo gol in campionato per Ettore Fadiga. Pozzi cerca Di Mauro e lo trova, sfida in uno contro uno proprio il capitano, poi bellissima l'invenzione per Pozzi da parte di Fabio. Adesso attenzione Pozzi dentro per Fabio, tenta il tiro, respinto, poi sfida un po' tutta la difesa, elegantissimo Fabio che torna da Pozzi, sbaglia il passaggio, ma che tocco con la suola da parte del numero 11. Qualitativamente Fabio comunque sappiamo che ha delle doti importanti. E se impara 2 o 3 cose a livello tattico, insomma sta facendo vedere bene, soprattutto tanta rapidità, tanta velocità con la palla tra i piedi, deve migliorare a livello tattico come è normale che sia, è qui da 2 settimane. Campionato invece, attenzione adesso qui la palla respinta da Di Bitonto che non può nulla sul tapin di Broetto, il secondo, Jan Broetto al 5° gol in stagione. Molto bene Di Bitonto, qui non poteva veramente niente. Sì, quella diagonale non è stata chiusa prontamente, è una palla che forse passa troppo facilmente, non so se Fabio abbia delle responsabilità in questo caso. Dialoga con Ferrante che premia l'inserimento di Fabio tutto solo, poteva fare qualcosa in più qui il numero 11, buono lo stop, forse la palla gli rimane un po' sotto, peccato perché poteva fare qualcosina in più qui il numero 11 che intanto si riappropria del pallone. Fabio che esce ora, come valuti la sua performance quest'oggi? Ha fatto vedere cose buone col pallone, peccato per quel tentativo sciupato malamente. Ha giocato una partita comunque tutto sommato discreta, tutto l'aspetto offensivo gli è mancato comunque ancora il gol. Adesso attenzione il palo di Broetto ancora su il passaggio di Rovella, dentro ancora per Rovella, scivola ancora bene il balza, vediamo ora, forza la trama di gioco, Castellacci e Ferrante capisce tutto e si inventa così l'Eurogol valevole il 7-2. Gianluigi Ferrante si presenta così al palazzetto dello sport di Baricella, complice sicuramente la porta incostruita, però un gol che va fatto molto distante e chiude anche lui la sua partita comunque con un grandissimo esordio, ottima prestazione da parte di Ferrante, esordio con doppietta
Per Gianluigi Ferrante, uno dei giocatori sicuramente più interessanti di questo Balsa, è arrivato nel mercato di dicembre. Quando mancano 3 secondi, 2, Poggini tocca la palla, Manneci cerca il mancino e finisce così, suona la sirena. Game over al palazzetto dello sport di Baricella. Il punteggio dice Balsa 7, Vigor Fucecchio 2. E come dicevamo prima, risultato giusto. Finalmente abbiamo visto un Balsa con giocatori particolarmente adatti al sistema. Ottimo l'esordio di Calaia, così come quello di Ferrante, che hanno dato il loro contributo. Pedine importantissime nello scacchiere di Andrejc. Molto bene anche Fabio, quando è stato chiamato in causa. Deve ancora imparare qualcosina a livello tattico, ovviamente. Grandi passi in avanti rispetto già alla prestazione di Prato. Sì, sicuramente più sereno, l'ho visto comunque abbastanza tranquillo in campo. Deve apprendere ancora qualcosa sotto l'aspetto tattico, ovviamente, però il tempo sarà un suo alleato. Se il Balsa è quello che abbiamo visto oggi, può arrivare davvero lontano. Intanto vi ringraziamo per la visione e andiamo ad ascoltare le interviste. Andiamo a sentire Fabio e anche quello che per noi è stato uno dei migliori in campo, Nicola Scalaia. Eccoci alla fine della partita, risultato pirotecnico. Il punteggio cita 7-2 Balsa, squadra rivoluzionata. I nuovi innesti hanno dato il proprio contributo alla formazione di Andrejc. Tanta roba. Sì, sicuramente una bella partita da parte del Balsa, che merita questo risultato, ed è giusto che sia finita così. Risultato di 7-2 che si è sicuramente ingigantito a causa del portiere in movimento, ma sicuramente una citazione va data a Di Bitonto, che in un momento di difficoltà sul 4-1 è riuscito a mantenere il risultato e il punteggio equilibrato, e quindi a permettere poi al Balsa di sfruttare le occasioni che ha avuto. Bella prestazione in generale e sicuramente grande apporto di nuovi acquisti. Adesso non ci resta null'altro che smontare l'attrezzatura e poi andare a sentire il nostro ospite speciale. A dopo. Eccoci oggi con Nicola Scalaia, protagonista in assoluto della partita di oggi, il nuovo acquisto del Balsa. Ha dato il contributo già con una rete, ma è stato presente in tutte le manovre offensive praticamente del Balsa. Come hai vissuto la partita? Quanto tempo era che non giocavi? Insomma, raccontaci le tue impressioni in generale del match. Innanzitutto vi ringrazio di avermi dato la possibilità di dire appunto il mio pensiero. E niente, io sono fermo da un pochino, ho avuto la possibilità di ritornare dopo appunto 3 mesetti che sono fermo per infortunio. Siamo tornati appunto oggi con altri 3 punti portati a casa grazie alle prestazioni della squadra, soprattutto del mister, che è stato in grado di metterci nelle condizioni di fare bene. Niente, sono davvero soddisfatto. Ci abbiamo molte cose da migliorare, come la fase difensiva in primis anch'io, però sono davvero soddisfatto appunto del risultato e di ciò che è venuto fuori oggi. Seconda vittoria raggiunta finalmente in campionato. Dove può arrivare il Balsa visto oggi? Io penso che non ci sono limiti. C'è un pensiero anche su questo. Per me non ci sono limiti, possiamo arrivare dove vogliamo arrivare, perché l'importante è volerlo e avere la determinazione di arrivare da qualche parte. Secondo me, se continuiamo così, non voglio pronostici e niente, però possiamo davvero fare un bel campionato, anche se con una partenza un po' posticipata. Sicuramente riusciamo ad arrivare a toglierci delle soddisfazioni. Noi ringraziamo Nicola Scalaia, grazie mille Bomber. Grazie a voi, è stato e in bocca al lupo per il campionato. Grazie. Alla prossima. Siamo qua con Fabio, ti faccio più o meno la stessa domanda della scorsa volta: come è andata oggi? Cosa è cambiato rispetto magari all'ultima volta in generale? Come ti sei trovato? Mi sono trovato meglio, sia con i nuovi innesti che anche per via degli avversari. Sicuramente siamo riusciti ad imporci di più sulla partita. Abbiamo avuto tutti più occasioni, più possibilità e mi sono divertito di più. Ti aspettavi di giocare magari un po' di più oggi? Domanda con un po' di cattiveria, sì. Effettivamente, tanto rispondere diplomaticamente, già lo so. Ho già giocato di più rispetto alla volta scorsa. Può aver influito la prestazione magari del vostro portiere, che oggi secondo me ha fatto un'ottima partita? Sì, ha fatto una grande partita e sicuramente il fatto che non accorciassero le distanze ci ha aiutato mentalmente, psicologicamente a mantenere quel distacco e quindi ci ha aiutato molto. Come giudicheresti la tua prova in generale? Ti aspettavi di più? Potevi fare di più? Hai un rimpianto magari di qualche azione particolare? Forse non di qualche azione particolare, però mi sarebbe piaciuto fare gol questa partita qua, che mi sarà un po' più facile. Non è un problema, nel frattempo sto prendendo sempre più minutaggio, sto entrando sempre di più nei meccanismi, quindi sono soddisfatto. Magari le prossime partite riuscirò a sbloccarmi. Hai un po' rimpianto di quel tiro di esterno che ti ho visto subito che ti ho rimangiato le mani? Sì, quello sì, perché avevo fatto lo stop tagliando il difensore, quindi pensavo che avrei fatto meglio magari a fare un altro tocco oppure a tirare di punta. Comunque sì, quello avrei potuto fare sicuramente di meglio. Andiamo pure in chiusura, Antimo, vieni pure, ti passo il testimone. Ok, andiamo in chiusura, questo video termina qui. Vi ricordiamo di seguirci, iscrivervi al canale, commentate, lasciate un mi piace, condividete. Vi aspettiamo qui sul canale ogni giovedì, sempre col calcio a 5, con questo nuovo format. Un saluto da tutti e 3 brothers di Mauro. Ciao a tutti. Ragazzi,